Buongiorno a tutti, sono Giulia Marchio, ricercatrice del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano e oggi vi parlerò del ruolo di Consip. Consip è una società per azioni istituita nel 1997 dall'allora Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze, MEF, che ne è l'azionista unico. Con un decreto ministeriale del 24 febbraio del 2000 viene attribuito a Consip il compito di attuare il programma per la razionalizzazione degli acquisti della PA previsto dalla legge finanziaria del 2000. Nel corso degli anni, molteplici interventi hanno caratterizzato lo sviluppo delle attività di Consip. In particolare, Consip, seguendo le linee guida espresse dal MEF, analizza il mercato della domanda e dell'offerta, sviluppa iniziative rispondenti ai fabbisogni della pubblica amministrazione e mette a disposizione competenze e servizi di consulenza, assistenza e supporto in favore delle amministrazioni pubbliche nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi. Consip inoltre opera in qualità di centrale di committenza nazionale, realizzando il programma di razionalizzazione degli acquisti della PA. Inoltre, sulla base delle specifiche convenzioni, supporta singole amministrazioni su tutti gli aspetti del processo di approvvigionamento. Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione nasce con la finanziaria del 2000, con l'obiettivo di applicare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai processi di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni. L'esigenza di un sistema per ottimizzare gli acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni nasce nell'ambito della riforma organizzativa della pubblica amministrazione, tesa a conseguire, in conformità con il piano italiano di e-government, gli obiettivi di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e promuovere l'innovazione e la gestione del cambiamento. In particolare, il programma agisce su tre leve. La prima è quella di implementare modelli di processo di gestione degli acquisti innovativi, finalizzati a razionalizzare la spesa e semplificare il procurement pubblico. La seconda, garantire trasparenza e tracciabilità dei processi d'acquisto. In ultimo, garantire la concorrenzialità del mercato. Nell'ambito del programma sono quindi stati progettati e avviati una serie di strumenti di acquisto che Consip mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni finalizzati a conseguire specifici obiettivi. Il sistema delle convenzioni consente da un lato di ottenere delle economie di scala mediante l'aggregazione della domanda e l'offerta di prodotti standardizzati, dall'altro lato consente di aprire il mercato alla concorrenza. Le convenzioni, in particolare, sono contratti quadro stipulati da Consip a seguito di una procedura di gara. Tale strumento d'acquisto mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni beni e servizi individuati attraverso l'analisi delle esigenze e offrono alle imprese l'opportunità di soddisfare la domanda pubblica assicurando il rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza. Gli accordi quadro aggiudicati da Consip a più fornitori a seguito della pubblicazione di specifici bandi definiscono delle clausole generali che, in un determinato periodo temporale, regolano i contratti da stipulare. Nell'ambito dell'accordo quadro, le amministrazioni provvedono a negoziare i singoli contratti personalizzati sulla base delle specifiche esigenze. Il sistema dinamico di acquisizione, invece, è una procedura articolata in due fasi, aperta sempre a nuove abilitazioni.
Infine, il mercato elettronico della pubblica amministrazione, detto anche MEPA, ha l'obiettivo di rendere sistematico il processo di progettazione e diffusione degli strumenti innovativi di procurement in una logica di concreta soddisfazione degli utenti. Il MEPA è un mercato digitale dove le amministrazioni registrate e le imprese accreditate possono effettuare delle negoziazioni dirette veloci e trasparenti per acquisti sotto la soglia comunitaria, mediante ordini diretti di acquisto o tramite richieste d'offerta. Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali della fornitura, gestisce le abilitazioni dei fornitori e la pubblicazione e l'aggiornamento dei cataloghi. Gli strumenti d'acquisto descritti sono oggetto di obbligo o facoltà di utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni in funzione della tipologia di amministrazione e quindi amministrazione centrale, regionale, ente del sistema sanitario nazionale, università o altro, in funzione della tipologia di procedura e quindi sopra soglia comunitaria o sotto soglia comunitaria e della classe merceologica. Programma al suo strumento operativo nel portale www.acquistinretepa.it. Nel 2016 il portale ha registrato una media di oltre 31.000 utenti giornalieri con quasi 75.000 punti ordinanti abilitati e oltre 50.000 fornitori abilitati per un totale di quasi 700.000 transazioni. Le transazioni sono prevalentemente concentrate sullo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione, che nel 2016 vanta quasi 9 milioni di articoli registrati. Oltre a mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni strumenti a supporto del processo d'acquisto, Consip è impegnata nella promozione del Green Public Procurement, ovvero gli acquisti verdi della PA. L'attenzione del legislatore, infatti, oltre che verso la ricerca di benefici economici, si sposta verso il tema della responsabilità ambientale e sociale. In questo senso, Consip ha introdotto all'interno delle proprie procedure di gara dei criteri che incentivano ad acquistare prodotti e servizi ecologici, salvaguardando quindi la concorrenza e premiando i prodotti e servizi più innovativi. Consip inoltre sta progressivamente attuando il percorso di acquisti sostenibili, inserendo anche criteri sociali nei propri appalti. L'approccio adottato si basa sulla trasparenza e tracciabilità della catena di fornitura e prevede la costruzione di un dialogo strutturato tra le amministrazioni aggiudicatrici e i relativi fornitori. Consip, inoltre, partecipa al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione all'articolo 9,2 del decreto legge numero 66 del 2014. Il tavolo tecnico, nell'ambito dell'attività di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, svolge attività rispetto a differenti ambiti. Effettua la raccolta e l'analisi dei dati relativi alla previsione dei fabbisogni d'acquisto di beni e servizi della pubblica amministrazione. Effettua la pianificazione integrata e coordinata, nonché l'armonizzazione dei piani delle iniziative d'acquisto dei soggetti aggregatori. Effettua una condivisione delle metodologie e la definizione di linguaggi comuni a supporto dell'attività di centralizzazione degli acquisti. Effettua attività di monitoraggio delle attività e analisi dei risultati dell'aggregazione e centralizzazione degli acquisti.
offre supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione della spesa per beni e servizi dei soggetti aggregatori, anche attraverso la promozione e il rafforzamento dei rapporti di collaborazione volti allo scambio di buone pratiche. Inoltre, effettua la promozione di azioni volte all'utilizzo di piattaforme elettroniche da parte dei soggetti aggregatori. Infine, supporta la collaborazione con soggetti istituzionali competenti in materia di acquisti. Infine, Consip è impegnata in attività di scambio e diffusione di competenze a livello internazionale, anche attraverso la partecipazione a progetti nell'ambito dell'e-procurement. Infine, Consip è impegnata nella collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali per ricercare la più ampia partecipazione del mondo delle imprese al programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione.